Il malinconico scontro in coda fra Bologna e Fiorentina si è svolto in un grande scenario bianco di neve. Era cessato di nevicare a Bologna 26 ore prima dell'inizio della partita. Il regolamento imponeva di sgomberare il campo anche se il terreno di gioco era sepolto da 40 cm di neve e gli spalatori non si trovavano neppure a 7.000 lire l'ora. La partita si è giocata. L'arbitro Serafino ha fatto in tempo ad arrivare a Bologna. Il cassiere della società rossoblù dice che ha incassato 30 milioni in meno. E la squadra di Pesaola un gol in più a 2 minuti dalla fine, un gol che la condanna da questa sera all'ultimo posto in classifica. Sembrava dovesse finire 0-0. Mazzone su quel risultato avrebbe messo la firma, lo aveva detto chiaro e tondo. Pesaola, dopo 85 minuti di gioco, soprattutto dopo il gol mancato da De Ponti, dice che lo 0-0 toglieva qualcosa al Bologna. Comunque 0-0 doveva essere perché il Bologna governava, sì, il gioco, era padrone del campo e della palla, ma al tiro a rete non arrivava quasi mai. A metà del primo tempo si è infortunato Desolati. Distorsione alla caviglia sinistra, al suo posto è entrato Prati. Orlandini, tornato a Firenze come il figliol prodigo, si vede che è in vena. Offre nel primo tempo una buona palla ad Antognoni. Il tiro però è meno buono. Tenta di rompere l'iniziativa del Bologna alla Fiorentina sul finire del tempo con un tiro di testa di caso, non troppo convinto. La palla è docile, Mancini la alza sopra la traversa. Secondo tempo. Antognoni da fondo campo invita al gol Pierino Prati. Mancini tocca quel tanto che basta. Poi Pesaola sorprende un po' tutti giocando l'inconsueta carta delle tre punte, che in Italia è in disuso. Entra infatti Fiorini al posto di Massimelli. Pesaola ci crede in questa mossa arrischiata e sembra quasi che i fatti gli diano ragione. Salva prima Galli su Chiodi. Poi De Ponti sbaglia un gol che grida vendetta dopo che Cresci aveva fatto un mezzo capolavoro. De Ponti non solo sbuccia la palla, ma impedisce anche che arrivi sui piedi di Fiorini, che poteva segnare anche lui. E allora, a 2 minuti dalla fine, arriva la stangata per Pesaola e la sua truppa, mentre la Fiorentina si scolla dal fondo. Antognoni riesce a far segnare di testa anche Orlandini, che è sempre stato bravo solo coi piedi. Eccolo qua, l'eroe della giornata. Andrea Orlandini, fiorentino puro sangue, l'uomo che ha marcato Cruyff, così tutti ti ricordano, ha deciso il malinconico derby dell'Appennino fra Bologna e Fiorentina. Con un gol di testa, rari i gol di testa di Orlandini nella sua carriera, con un gol di testa segnato a 2 minuti dalla fine. Devi raccontarcelo. Ma come ho detto prima, c'è stato Antognoni che è andato via sulla sinistra, ha fatto il primo cross e è stato ribattuto dalla schiena di Paris. Antonio, dopo mi ha visto entrare in aria, ci ha riprovato, ha messo un bel pallone. Io hai seguito quel cross? Esatto, ho seguito l'azione, ho girato la palla e è andata bene. Insomma. Eri un po' solo in quel momento al centro dell'area rossoblu? Sì, difatti ero fra mezzo, credo, a Maselli e a Bellugi. E Antonio mi ha visto, no, mi ha messo un bel pallone.